Ben ritrovati ad una nuova puntata di A Tu per Tu, una delle ultime, tra l'altro, fuori dalla par condicio. Quindi, insomma, oggi ospitiamo una sindaco uscente, ma anche candidata alle prossime benvenuti a tutti, amministrative. Grazie. Eleonora Ducci, l'attuale sindaco di Talla. Di no? Talla e appunto candidata anche per la prossima tornata elettorale. Poi aveva un ruolo anche nella provincia o sbaglio? Nella provincia vice, no? Sì, vicepresidente per 4 anni, adesso sono consigliere. Ecco, e invece all'interno dell'Unione dei Comuni Montani? Sono assessore alle politiche sociali, istruzione, pari opportunità e attuazione della strategia delle aree interne, che è una strategia complessa che comprende Casentino e Valtiberina e appunto l'ente Unione dei Comuni è capofila, il presidente Sestini mi ha dato questa delega. Quindi. Che sembra, dice vabbè, però lei ha avuto da gestire quella vicenda un po' insomma, complicata insomma. Della RSA di Castel San Nicolò, perché appunto aveva la delega appunto alla sanità e al sociale. Giovane, sì, donna, giovanissima. E quindi è sicuramente positivo, insomma siamo felici di averla come ospite. Giovanissima, giovanissima. Finora mi sembra di questi candidati sindaci erano tutti uomini. Sì, è vero. E quindi, pensavo che dicevi che erano tutti vecchi. No, tutti uomini, va bene. Ho detto che ritengo che sia importante che ci siano anche le candidate oltre che i candidati, insomma, e quando sono giovani sempre, chiunque sia, sempre meglio, perché spazio giovani. Allora, che bilancio si tira intanto di questo primo mandato? Beh, sono stati 5 anni molto belli, lo dico sempre perché avevo 28 anni quando sono stata eletta, quindi l'ho vissuto un po' come un privilegio, ecco, che anche i cittadini di Talla mi hanno voluto concedere. E abbiamo fatto interventi su tanti settori, diciamo che il tema delle opere pubbliche ne raccogliamo un pochino i frutti adesso, perché abbiamo partecipato a tanti bandi, abbiamo fatto una grande opera di programmazione e progettazione e quindi stiamo davvero raccogliendo adesso i frutti dei bandi a cui abbiamo partecipato e delle scelte che abbiamo fatto. Ma appena siamo entrati abbiamo subito portato un po' di cambiamenti, ad esempio nel servizio scolastico che abbiamo implementato sia da un punto di vista dell'orario, quindi in cui le famiglie possono lasciare i ragazzi a scuola, cercando di venire incontro alle famiglie che lavorano, abbassando il buono mensa, quindi uniformandolo per elementari e scuola materna, aggiungendo un rientro pomeridiano a settimana. La scuola dell'infanzia, i bambini possono restare fino alle 17:30, quindi anche andando incontro alle famiglie che lavorano, magari ecco che magari non hanno i nonni, perché magari i nonni lavorano oppure non li hanno più, e spesso nei nostri paesi ecco, il tessuto familiare è molto importante, laddove manca poi anche per la distanza dai grandi centri e dai servizi è importante che il comune si faccia un po' come dire promotore di alcune iniziative che magari non sono propriamente ecco, non sono così scontate, ma che appunto con un po' di programmazione di reperimento delle risorse siamo riusciti a fare. Quindi. Allora, Talla, Alto Casentino, quindi insomma decidere di rimanere... Basso Casentino. Basso Casentino. Decidere di rimanere in un comune che dal punto di vista della viabilità non è proprio insomma il massimo, sicuramente appunto, ecco, immagino che tutti questi provvedimenti siano stati presi anche per, come dire, venire incontro a chi sceglie di rimanere lì. Certo, io dico sempre, sì. Dico sempre che è una scelta di vita, ecco, vivere a Talla è una scelta di vita, perché comunque i servizi e le cose che comunque il paese offre tanti servizi, offre attività commerciali, però poi di fatto tutto quello che si trova nelle grandi città o nei grandi centri non c'è. E quindi le famiglie, anche le giovani famiglie, spesso possono essere forse attratte anche dai centri più grandi dove ci sono più servizi anche proprio rivolti alle famiglie. Quindi cerchiamo di tenere e presidiare comunque almeno le cose essenziali, quindi la scuola, il medico, il centro prelievi, servizio civile, quindi anche con i ragazzi del servizio civile facciamo un bel lavoro, abbiamo 3 ragazzi, quindi insomma tutta una serie di scelte che abbiamo fatto proprio e anche un po' come dire nel rispetto di quella che è la qualità della vita dei cittadini di Talla, perché comunque penso che chi decide di stare a Talla lo fa proprio perché sicuramente magari non ci sono tutti quei servizi che si trovano nei grandi centri, ma c'è forse una qualità ambientale, una qualità della vita che da altre parti non si trova. David. Allora, si è sempre parlato negli ultimi anni di unioni, di comuni, eccetera. Ecco, Talla, dopo le esperienze, diciamo,
tragicomiche dei Capolona, ecco, intenzione di tentare di ritentare con Capolona una fusione nel prossimo mandato, oppure da escludere? Allora, noi nel percorso delle fusioni abbiamo tenuto una posizione ben precisa, che ci ha portato anche a stare fuori, diciamo così, da quello che io ho chiamato un po' pandemonio delle fusioni, perché come sapete il Casentino, Capolona, Subbiano, Castiglione Fibocchi, Talla è sempre rimasta in mezzo ma non è mai stata coinvolta. Io ho fatto un percorso di condivisione con i cittadini, perché penso che queste esperienze non nascono nei consigli comunali, per la convenienza di un sindaco, per la facilità di trovare risorse, perché poi le risorse ci sono per 5 anni e poi il comune ritorna quello che era prima, con gli abitanti che aveva prima, magari sommando. Ecco, quanti abitanti c'ha? 1.080 circa. Circa tra i 1.000 e i 1.100 abitanti. Ma il trend come cresce il numero di... Il trend è stabile. Diciamo che c'è un sostanziale parità tra emigrazioni e nuovi residenti, decessi e nuove nascite, quindi sostanzialmente sono più o meno, durante il mio mandato siamo rimasti sempre assestati intorno ai 1.020, 1.040, 1.080. Quanti dipendenti ha il comune? In tutto sono 8. Ecco, perché quindi scegliere di rimanere una formica piuttosto che diventare un elefante? Beh, no, allora noi abbiamo fatto questa scelta condividendo un percorso con i concittadini. Le proposte sul piatto erano appunto di andarsi a fondere con, in realtà l'unica che poi si è concretizzata, perché io credo appunto, come dicevo, che bisogna, queste cose devono partire dalla comunità, sono dinamiche di comunità, non sono dinamiche di consiglio comunale, un po' come io un po' improntato il mio mandato con la condivisione delle grandi scelte. Questa è una scelta importante, una grande scelta per un territorio. Erano nate delle proposte, prima Ortignano, Bibbiena e Chiusi, poi Chiusi, Chitignano, Castelfocognano, si era cercato di coinvolgere anche Talla. Il territorio che veniva fuori da una fusione da Chiusi della Verna a Talla era immenso, con una densità abitativa bassissima. E quindi io avevo proposto che si andassero a costituire 2 grandi comuni nel territorio casentinese, comprendendo dal Basso Casentino fino a Bibbiena almeno. Nasceva un comune sopra i 15.000 abitanti, quindi non un comune di 6-7.000 abitanti come da Chiusi della Verna, sì, Talla, sì, con un territorio immenso, e quindi un comune che aveva anche un suo peso politico, certo, perché un comune di 6.000 abitanti, diciamoci la verità, ha il peso politico di 1.000, no, certo, cambia pochissimo. Allora, se dobbiamo davvero ripensare il nostro assetto amministrativo territoriale, quindi andando a creare magari delle municipalità, andando a rivedere la nostra organizzazione, a togliere anche ai cittadini quel contatto con il sindaco quotidiano, che è davvero un riferimento quasi diretto, personale, allora dobbiamo offrire qualcosa di veramente più consistente, quindi un peso politico anche nelle scelte a livello provinciale, a livello regionale, che sia dignitoso e che valga la candela di intraprendere un percorso anche di revisione della propria identità territoriale e di comunità. Ecco, quindi io questo percorso l'ho condiviso sia in consiglio comunale con maggioranza e opposizione che con i cittadini durante delle assemblee pubbliche, e abbiamo fatto questa proposta che non è stata accolta e quindi li abbiamo lasciati fare i loro referendum, che sono andati come sono andati. Sì. Allora, invece Talla era sicuramente un comune ad alta vocazione agricola. Oggi non so come sia messa l'agricoltura a Talla e soprattutto nel futuro che pensate, può essere l'agricoltura un mezzo per ripopolare anche le campagne del comune di Talla? Secondo me assolutamente sì. E, ecco, magari posso. Se ci dice cosa ha fatto e cosa intende fare. Certo, in realtà il comune di competenze relative all'agricoltura non le ha. L'agricoltura è una competenza regionale, prima era provinciale, poi è passata alla regione. In realtà però come Unione dei Comuni abbiamo anche il personale regionale che era dell'agricoltura, della vecchia comunità montana, è rimasto in Unione dei Comuni. Lavoriamo molto con la strategia delle aree interne, il settore dell'agricoltura, della promozione del territorio e dei prodotti tipici è un punto importante della strategia delle aree interne. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è possibile avere e partecipare per i comuni delle aree interne, tra cui il comune di Talla, partecipare con delle riserve ai bandi, ad esempio PSR,
emessi dalla regione. Questo permette anche a tante aziende di andare a migliorare il proprio, come dire, la propria dotazione aziendale. Uscirà a breve, sarà pubblicato a breve nel BURT il bando multimisura del PSR dedicato proprio alle aree interne di Casentino e Valtiberina. Quindi questa è una cosa proprio di sì, però pochi comune, giorni. Per esempio, per il recupero delle ex case rurali qualcosa potrebbe fare, e invece questo un po' forse io vedo in giro, mi sembra che i comuni se ne disinteressano totalmente della sorte di queste ex case rurali, che spesso appartengono o a enti, anche molto spesso anche a enti religiosi, oppure interi borghi che ora io non so di preciso su Talla, però che vengono lasciati, è vero che magari sono privati, però infatti, lo so. Proprio questo è il punto. No, lo so, però ecco, per esempio io credo che un comune nelle sue scelte, anche sotto un profilo di politiche edilizie, credo che possa far tanto, no? Tipo, non lo so, insomma, ecco, far tanto. Perché quelle, per esempio, potrebbero essere uno dei modi per poterci far tornare la gente a vivere nelle campagne, perché oltretutto si sta assistendo a livello nazionale a un fenomeno incredibile, cioè che sono solo le grandi città che sono attrattive, perché anche Arezzo sta perdendo abitanti e magari Firenze invece continua a crescere, Roma esplode, Milano esplodono e i grandi centri esplodono, e invece noi ci stiamo spopolando. Questo secondo me è un dramma, no? Io penso questo, in realtà, che io non credo nella politica dell'incentivo. Cioè l'incentivo lascia il tempo che trova. Sì, cioè il cittadino... Chiaro, non è possibile che non esista uno strumento, so se ci sono beni che appartengono all'istituto sostentamento del clero... No, assolutamente no, questo che posso garantire. Cioè che debbano toccano. Essere lasciati diruti, oppure che anzi, che magari ancora non sono diruti, gli si permetta di farli distruggere. Cioè un sindaco non può fare nulla. No, può fare un'ordinanza di messa in sicurezza se l'immobile è pericoloso, pericolante. Ma nemmeno un'attività di pressione, cioè voglio dire, no. Non può fargli pagare l'IMU, non c'è modo di fargli ci pagare delle tasse. Su questo, questo il comune non lo può fare. Cioè il comune io credo che possa creare le condizioni, guarda, abbiamo avuto diverse famiglie noi, anche con bambini che negli ultimi anni sono stabilite a Talla, persone di fuori, quindi persone non di Talla. È venuta una famiglia qua di Arezzo, è venuta una famiglia di Bibbiena, che da Bibbiena è venuta a vivere a Talla, i genitori, poi la figlia che a sua volta ha avuto una bimba piccola. Cioè per noi sembrano pochi, ma in realtà per noi anche una decina di residenti nuovi sono tanti. Quindi io credo che appunto, come dicevo, il fatto che sia una realtà a dimensione umana, con dei servizi dove davvero ci si sente sostenuti anche dalle istituzioni, ecco, sia questo che fa la differenza. Sono state acquistate infatti, per esempio, due case che erano molto grandi, che erano disabitate da molto tempo. Tante giovani coppie decidono invece che di appunto, magari qualcuno ha un compagno, una compagna che viene da fuori Talla, e decidono comunque di vivere a Talla, venire a vivere a Talla invece che nel paese del compagno o della compagna. Credo che questo sia una cosa che fa la differenza, dimostra come alcuni servizi, alcune cose che ci sono sul territorio siano di richiamo. Sicuramente il tema della rigenerazione urbana è un tema importante. È un tema importante che però il comune, con le proprie risorse e le misure, come dire, che può mettere in campo in maniera autonoma, non è in grado di sostenere. Per questo ci sono comunque degli interventi che il comune può utilizzare, può fare delle collaborazioni con i privati. È appena uscito un bando per la rigenerazione urbana che il comune di Talla, tra l'altro, ha intenzione di utilizzare per un immobile che abbiamo in una frazione, che può essere importante recuperarlo per poterci fare una struttura misto pubblico-privata. Ecco, diciamo che in questo senso servono le idee più che gli incentivi, perché quando si riesce a collaborare con la popolazione, con la cittadinanza, pensando a un progetto, mettendo insieme le risorse pubbliche, le risorse private, mettendoci a sistema, allora si riescono a dare le risposte. Questo è chiaro, è possibile, perché il nostro territorio è talmente
cioè il territorio in realtà è vasto, ma gli abitanti sono pochi, ci conosciamo tutti, conosciamo le esigenze l'uno dell'altra e possiamo metterci, sapere cosa serve e cercare di reperire le giuste risorse. Da un punto di vista dell'agricoltura, a me mi preme ricordare che abbiamo diverse aziende importanti, aziende che si occupano di biologico, come ad esempio un'azienda che a Pian di Reggi, alla Villa, abbiamo un'azienda che si è insediata da poco che alleva maiali bradi, quindi ha fatto una scelta, addirittura ha aperto un'attività commerciale, quindi ha aperto la propria rivendita di carne nella frazione di Bicciano. Ecco, credo che questo sia il segnale che comunque c'è interesse a rimanere nel paese, perché ci sono i servizi e è chiaro che il comune deve accompagnare queste aziende laddove può, guidandole magari verso gli incentivi, verso appunto i bandi europei, i bandi del GAL, quelli regionali, dando una mano a reperire le risorse, a sapere che quelle risorse ci sono, perché non sempre è facile. Credo che il ruolo del sindaco in questi piccoli comuni sia anche questo, no? Insomma, di essere un po' un'interfaccia anche con le istituzioni più alte per dare una mano alle aziende a rimanere e a crescere. Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, però volevo capire se a Talla accogliete anche i migranti. Certo, sì. Allora, ne parliamo dopo la pubblicità. Eccoci, seconda parte di A Tu per Tu con il sindaco di Talla, Eleonora Ducci. Allora, la questione migranti in un paese, in un comune così piccolo come il vostro, sinceramente noi di grandi notizie non ne abbiamo viste, il che significa nessuna nuova buona nuova, nel senso che forse l'avete saputo gestire. Quanti ne avete accolti? Ma allora, abbiamo avuto un periodo in cui i ragazzi accolti erano circa 20. Insomma. Quindi non pochi nella frazione di Faltona, quindi non nel capoluogo. Inizialmente ci sono state, come ovviamente è giusto che succeda, ma ci sono state un po', come dire, di tensioni rispetto all'arrivo di questi ragazzi. Eravamo proprio all'inizio del mandato, mi pare eravamo nel 2015 forse. Poi in realtà questi ragazzi sono arrivati, sono stati in paese, sono stati nella struttura che era una ex struttura alberghiera, sono stati gestiti comunque in maniera corretta, non ci sono stati problemi e di fatto poi i ragazzi sono quindi quasi 4 anni che sono sul territorio. Adesso, gli stessi, quindi accolti? Circa gli stessi, okay. Più o meno gli stessi, il cambio, il ricambio è stato davvero molto limitato. Adesso sono circa una decina e sono nel capoluogo, quindi da Faltona sono scesi giù a Talla in 2 appartamenti e niente, quindi vivono lì a Talla, frequentano la scuola, frequentano comunque i corsi che devono frequentare. Per un po' di tempo all'inizio hanno svolto anche un po' di attività di volontariato, poi in realtà, e qui forse anche un difetto un po' del comune, ma d'altra parte io con la mia dotazione anche organica di personale esterno, per noi è anche complicato seguire questi ragazzi che comunque hanno bisogno anche di una certa attenzione, non è che possiamo lasciare appunto fare le attività di volontariato così. Però abbiamo fatto, grazie a un progetto finanziato dalla Regione, su tutto il Casentino, che si chiama Casentino Accogliente, abbiamo fatto della formazione per i ragazzi che hanno preso la certificazione HACCP, hanno fatto un corso per la cura del verde e quindi nei prossimi mesi li vedremo in Casentino e quindi anche a Talla a curare gli spazi verdi del comune, dedicarsi un po' alla pulizia, che appunto erbacce piuttosto che piantare i fiori e curare un po' i nostri giardini. Quindi, ma poi posso confermare comunque che anche quando si sono spostati giù a Talla, le iniziali tensioni poi hanno lasciato davvero lo spazio, ecco, a un clima positivo. Anche in una positivo. Situazione così, insomma, sicuramente positiva, dicevamo durante la pubblicità che sembra quasi il paese delle meraviglie Talla, ma ecco, ok, avete trovato insomma comunque il modo di tra virgolette, di fargli fare qualcosa, ma sulla politica dell'accoglienza come la pensa lei? In senso generale. Beh, allora io credo innanzitutto che nonostante quello che viene detto anche a volte dal governo centrale, la strategia giusta sia l'accoglienza diffusa, soprattutto in territori come i nostri, e io credo anche che non sia da sottovalutare il fatto dell'occupazione creata da questa accoglienza, perché non si tratta solamente di... cioè un business? No, in realtà non è un business, perché credo che chi viene in Casentino... Per 2 che hanno fatto un business, ce ne sono 5-6 che hanno creato occupazione qualificata. Non si può consentire di fare business, anche a quei 2, secondo me. No, non si può consentire, infatti quei 2 tra l'altro credo siano quelli che hanno chiuso perché per loro i numeri non erano più interessanti. Ah,
Però poi in realtà business, quando credo che si occupano delle persone, noi abbiamo in Casentino tanti ragazzi giovani che si sono formati magari in temi legali piuttosto che sull'educazione, eccetera, e hanno trovato occupazione in cooperative che gestiscono l'accoglienza dei migranti. Ma se Eleonora Ducci, pur giovanissima, fosse oggi al governo, cosa farebbe per la politica dell'accoglienza? Cioè, nel senso, proseguirebbe su questa strada o proverebbe a, come dire, fermare questi flussi, ma non per fermarli, per evitare che diventino davvero, diciamocelo come sta, insomma, carne da macello? No, io credo che carne da macello lo siano diventati bloccandoli in Libia. Questa è la prima cosa da dire. Perché chi ha parlato con questi ragazzi, ha ascoltato e li ha visti addosso, si rende conto da dove vengono e cosa hanno sofferto questi ragazzi. Questi hanno delle cicatrici addosso, e non solo addosso, ma io ho avuto un ragazzo che non parlava quando è arrivato, non parlava, era sotto shock e non parlava. Quindi non si sapeva se parlava l'italiano, se parlava l'inglese, se parlava il francese, perché lui non parlava, non si esprimeva, era sotto shock. Quindi per farvi capire che comunque la carne da macello non lo sono qua in Italia, lo sono da dove vengono soprattutto. Credo che dobbiamo cercare gli accordi, e gli accordi non si cercano facendo i muri, si cercano in Europa, nelle sedi deputate, andando a fare ciò che si è pagati per fare e non facendo i proclami su Twitter o su Facebook come fa qualcuno, lavorando si fanno queste cose. Dopodiché l'accoglienza va fatta in maniera controllata, monitorata. Purtroppo devo affermare, e questo non ho nessun problema a dirlo, che con i nuovi parametri forniti dal Ministero dell'Interno non potrà che peggiorare l'accoglienza. Perché se si diminuiscono le risorse messe sul piatto, se si diminuiscono i servizi, perché non sono più previsti i corsi italiano, non è più prevista un certo tipo di assistenza sanitaria. Ma diciamocelo, quanti di loro hanno imparato l'italiano? In tanti hanno imparato italiano, i nostri ragazzi vanno al CPIA, cioè le risorse. Ma voi siete un'eccellenza. No, non è vero, siamo il Casentino, Arezzo, la provincia di Arezzo, io parlo per quello che vedo, parlo per quello che vedo, questi ragazzi, laddove le cooperative sono serie, vengono controllate, fanno quello che devono fare. Dopodiché, purtroppo, se nei nuovi capitolati vengono diminuiti in maniera radicale i servizi offerti a queste persone, è chiaro che poi queste persone non hanno niente da fare. Cioè, se si migliora l'accoglienza e ripeto, nell'accoglienza si crea anche occupazione qualificata. Andate a chiederlo a tanti di quei ragazzi giovani e giovanissimi del nostro territorio che lavorano nell'accoglienza, hanno lavorato nello SPRAR. Cioè, sono risorse che ricadono sul territorio. Talla non è nello SPRAR, ma quando eravamo, perché comunque abbiamo una realtà abbastanza ridotta e quindi diciamo che era gestibile in maniera, voglio dire, armoniosa anche con l'amministrazione, e quindi non abbiamo fatto la scelta di modificare questo servizio, trasformarlo in SPRAR. Quindi quando l'accoglienza è fatta per bene, facendo i servizi, ci sono risorse che ricadono sul territorio, anche la chiusura dello SPRAR, cioè saranno comunque risorse importantissime che non arriveranno più in provincia di Arezzo, e ci lavorano ragazzi italianissimi, si fa la spesa in negozi italianissimi, si paga l'affitto a proprietari di case italianissimi. Davide. Allora, no, vorrei dire, a proposito di questo, ne abbiamo parlato tante volte, io ho una visione un po' diversa, nel senso che credo che questa scelta fatta dal governo precedente, quindi soprattutto dal governo Renzi, di questo tipo di accoglienza sia stato un errore gravissimo, che poi di fatto ha aperto le porte a questa deriva, diciamo, leghista di estrema destra attuale, che la vedo veramente terribile. Insomma, il paese credo che sia, non Talla, ma insomma l'Italia sia in un momento veramente drammatico della sua storia. Quindi questa, ho visto l'esempio di due giorni fa a Roma, l'accanimento di quella gente contro delle persone, cioè i termini che vengono utilizzati, cioè si è sdoganato, è proprio la cattiveria, cioè è proprio... Si è sdoganato il fascismo. Sì, si è sdoganato il fascismo, diciamolo, quindi... Chiamiamolo, sì, certo, col suo nome. Si presentano col saluto fascista, si saluta... vabbè, ma insomma io credo che sia partito tutto... ancora è reato in questo paese. Da due gravissimi errori commessi dal governo Renzi e Minniti, che sono quel di aver fatto questa scelta di questo tipo di accoglienza, perché...
io lo dico brutalmente, ma questi ragazzi non vengono qui per essere molti non vogliono stare in Italia, molti non vogliono nemmeno essere ospitati in questo istituto, sono venuti qui per lavorare e per cambiare la loro vita. Io credo che ci voleva coraggio, come è stato fatto dai governi di destra precedenti, una bella sanatoria, dargli permesso di soggiorno, che le andessero a lavorare se lo trovavano, se no se ne andavano in Germania, e il problema non esisteva, e oggi forse non avremmo trovato qui, non ci saremmo trovati con questo governo, come ha detto la Greta, di fascisti. E non solo, l'altro gravissimo errore è stato quello di non aver approvato la legge sullo Ius Soli, che quella è una cosa terribile che ha fatto la sinistra e che non l'ha approvato per paura di perdere le elezioni, peggio di così non gli poteva andare, no, apposta, quindi almeno se l'aveva approvato. Dico, almeno siamo fedeli al nostro, sì, al nostro ora, pensiero, no? Fatto questa analisi, tanto credo ci sia poco da fare, oramai la realtà è che siamo nelle mani di questa compagine governativa che secondo me di dire di incapace dir poco, perché mi sembra che se non ne indovinino una, vedi la situazione economica. Però vorrei cambiare argomento, sempre nei diritti civili, però vorrei andare al congresso della famiglia, vorrei sapere cosa ne pensa il nostro sindaco e candidato sindaco, cosa ne pensa del congresso della famiglia, delle famiglie arcobalene, dei diritti LGBT, dei diritti della donna, del dramma che stiamo vivendo, del femminicidio di questi giorni. Cioè non c'è giorno che non viene uccisa una donna italiana per mano del marito italiano, che mi sembra ridicolo che io lo dica, va bene, ma lo devo dire. In risposta a questo atteggiamento sempre di questo attuale, soprattutto del ministro degli interni, che non perde occasione per enfatizzare quando uno straniero commette qualche reato, ma io credo che veramente i reati terribili, i reati più gravi li commettono i delinquenti, secondo me, a prescindere di quale nazionalità possano essere, comunque diciamo anche gli italiani. E allora vorrei sapere, in merito, partendo dal congresso della famiglia, quindi diritti civili per tutti gli emarginati, per tutti coloro che, ripeto, non li hanno, soprattutto partirei dalla famiglia e le famiglie arcobaleno, poi il problema della denatalità, no, in questo paese, il fatto che le modifiche alla legge, quella sulla fecondazione assistita che ha fatto la Cassazione, hanno permesso, leggevo in questi giorni, di far nascere qualcosa che non mi ricordo di preciso, ma si parlava di 30-40 mila bambini in più, quelli la fecondazione eterologa. Ecco, allora vorrei insomma sapere cosa ne pensa il sindaco e candidato sindaco. Allora, intanto partirei dal fatto che qualche settimana fa sono stata definita sciagurata che ha portato il gender nelle scuole di Arezzo, da un post di un signore simpatico che, insomma, io la vedo, cioè mi fa un po' sorridere, perché ancora si parla, anche qualche anno fa già era un po' era salita agli onori delle cronache questa cosa del gender, i corsi gender nelle scuole, che non si è capito ancora bene cosa è questo gender. In realtà si trattava e si tratta di iniziative volte a promuovere la parità di genere tra i bambini, soprattutto perché poi sono i bambini che dalla scuola imparano a stare insieme, imparano a non fare differenza tra maschi e femmine, imparano a rispettare l'identità e la dignità di ciascun individuo. A me non mi piace parlare di maschi e femmine, mi piace parlare di dignità, peculiarità, rispetto delle differenze di tutti gli individui, delle loro caratteristiche, delle loro aspirazioni, dei loro desideri, delle loro inclinazioni. Quindi credo che una cosa come il congresso delle famiglie sia stata una pagina veramente triste della cronaca politica degli ultimi tempi, una pagina tristissima perché si sono sentite delle cose veramente brutte, la messa in discussione di diritti acquisiti, di diritti di scelta, no? Individuale. Ho sentito addirittura parlare del fatto che si potessero, per disincentivare l'aborto, promuovere l'adozione del feto. Ecco, chi si scaglia contro l'utero in affitto e promuove invece questo tipo di pratica? Ecco, io credo che
Io sono assolutamente a favore, questo l'ho ribadito più e più volte, delle unioni civili, delle famiglie arcobaleno. C'è poi tutto un aspetto legato al fatto che si possa come dire, usufruire, perché io per quello che mi riguarda non sono a favore, il cosiddetto utero in affitto, quindi la gestazione per altri. Quindi condivide che la famiglia è quella che si fonda sull'amore? Certo, assolutamente. Quindi direi che per quello che riguarda la gestazione per altri, ma questo è un mio punto di vista personale, io credo che l'Italia faccia bene a non permettere questo tipo di pratica, perché credo che, e basta guardarsi un po' intorno, in India, in Canada, piuttosto che negli Stati Uniti, c'è un grande passaggio di risorse economiche e anche di sfruttamento del corpo della donna. Credo che sia davvero l'ulteriore, il passo finale dello sfruttamento del corpo della donna. Questo mi dispiace per tanti amici e colleghi che invece difendono questa pratica, ma io non la trovo condivisibile. Ma al di là di questo, credo che una famiglia che magari ha due padri, adotta un bambino, adotta dei bimbi, ecco, e credo che magari l'adozione da poter permettere alle famiglie omogenitoriali sia assolutamente Però, importante. Scusi, ora voglio dire, se no mi sembra un po' si contraddice. Io posso capire di dire io non farei mai l'utero in affitto, sono d'accordo di dire evitiamo lo sfruttamento, quindi, ma se spontaneamente una persona, una sorella, io conosco situazioni di sorelle che sono prestate a favore del fratello, che magari era unito in un'unione civile, a portare avanti la gravidanza per conto del fratello. Ma questo è un altro, questo no, sicuramente. Allora, la GPA c'è stato, che si chiama gestazione per altri, che è regolamentata, no, quindi no, rimborso spese, in Italia vietata, ok, però le dico, cioè, è d'accordo nel dire che i diritti vanno riconosciuti a tutti? No, i diritti vanno riconosciuti a tutti. Quindi, i bambini. Oh, ma non a tutti i bambini, tutti io sto bambini. Dicendo, vanno. A me non piace sentire le persone che vogliono togliere i diritti agli altri. Ok, io credo che il principio di dire che se io non condivido l'utero in affitto, quindi io non lo farei mai, va bene? Però se uno lo vuol fare e lo fa liberamente, spontaneamente, io non capisco perché glielo devo impedire. Questo che dico. All'interno della famiglia io non so. Ma non all'interno della famiglia, ma lui se dice, io. Se io voglio. Io non sono una donna, ma se io fossi una donna e ho una persona carissima che mi dice mi fai questo favore e me la sento e lo faccio spontaneamente, ma perché non lo posso fare? Cioè io dico questo, perché non lo posso fare? Forse ma questo non è detto che lo faccia solo a coppia omosessuale, lo potrei fare a una sorella che sì, per certo, esempio ha un problema. Ma infatti ci scandalizziamo, ma io non parlo infatti di coppie omosessuali. Per tutte le coppie, io non condivido la gestazione per altri, ma questa è una mia posizione. Ho capito, ma perché non la perché condivide? Ripeto, lei ha detto perché se arriva allo sfruttamento della donna. Certo. Ribadisco, è vietato lo sfruttamento, va bene, ma se una persona spontaneamente lo vuol fare, ma io non capisco, a parte... Non c'è bisogno di legge, tanto lo fa e quindi non succede, perché se non se ne fa fare in Italia basta andare al confine con la Svizzera, andare a Barcellona, lo fa e quindi, però io ribadisco, ecco questo che mi sono scaldato, perché un sindaco giovane, donna di sinistra, che però cade in queste contraddizioni. È contro la gestazione per altri, ma lo rivendico, e questa è la mia posizione personale, io non sono dicendo, a favore della gestazione dicendo, per altri. Ma ripeto... Non la voglio convincere, però non voglio convincere dire, su questo. Se no si diventa bigotti come tutti quegli altri. Non sono convincibile su questo. Allora, non vanno tolti i diritti agli altri, va bene? Certo, che non che immaginare che per fame si prende delle disgraziate e gli si fa fare una cosa del genere, se lo consenti la deriva poi è quella, no. È questo forse che stava dicendo Eleonora, non lo so, se interrompo. Cioè nei paesi dove questo è concesso, nei paesi dove questo è concesso c'è uno scambio, un passaggio di risorse che vengono sempre, che vengono riconosciute come rimborso spese, ma che nei fatti poi rischiano di tradursi, cosa che in India accade, in Canada accade, negli Stati Uniti accade, di risorse a giovani donne che non hanno altre possibilità che mettere a disposizione Italia, il proprio corpo. Se lo vieta in Italia, lei è in grado di vietarlo in Cina, in India? No, non sono in grado.
però ecco. Credo e che allora a volte la solita ma secondo lei sarebbe regolamentabile allora questa pratica e quindi sarebbe evitabile lo sfruttamento, cioè il mondo che pensa adesso Davide che ipotizza, secondo lei sarebbe, come dire, possibile ingabbiarlo in una legge? Perché io non è l'esatto credo. Contrario, no, capito? T'ha risposto. T'ha detto? Non crede. No, non crede, ecco. Ma io invece le dico che se fosse reso possibile, no, perché in questo modo è molto semplice, basta andare in uno di questi paesi e si fa qualunque cosa, basta pagare, e lì sì che si crea lo sfruttamento, perché tanto è sempre il proibizionismo che fa questo, perché ripeto, vabbè, è incredibile, questo, no, scusatemi, però questo è il solito discorso della prostituzione, legalizziamo la prostituzione, tanto ci vanno lo stesso, o della droga, insomma. No, però sindaco, lei, io credo che un minimo si dovrebbe chiedere perché noi abbiamo queste cliniche che fanno queste cose al confine, sia verso la Lubiana, no, come si chiama? Sì, la Svizzera. No, in Svizzera, giusto, il confine con la Svizzera, ce l'abbiamo dal lato qua della ex Jugoslavia, proprio al confine, mi hanno detto. Perché evidentemente c'è un ritorno economico. Ma perché ci va gli italiani? Ma che c'è un ritorno economico, vuol dire che lì qualcuno si fa pagare. Allora regoliamolo, le ripeto, se io all'interno di una cerchia di o parentale o anche amicale, forte, in cui uno si vuole fare un favore a un'altra persona, io ritengo che debba essere riconosciuto. Poi lo sfruttamento no, è chiaro, perché qui, voglio dire, si parla di migliaia di bambini spariti nel nulla, che c'è il sospetto che vengano utilizzati per prendergli gli organi, quindi sì. Questo io abbiamo credo in che Italia. Ci sono tanti bambini anche, cioè, che hanno bisogno di essere adottati e che non vengono adottati. Ma va bene, ma le sto dicendo. Io credo che prioritariamente la strada per chi non può averli quello sia che volevo farle capire. Ma questa è una mia posizione personale. Poi quello che volevo farle capire era il discorso che i diritti vanno riconosciuti a tutti, non tolti. Ognuno può. No, allora, su questo ti dico subito una cosa, che io ritengo, ad esempio, che sia giusto quando qualcuno porta qui un bimbo che magari è nato con la gestazione per altri all'estero, arriva qui, il bambino debba essere riconosciuto, perché non si possono togliere diritti ai bambini. Ma prima di tutto ci sono i bambini che hanno bisogno di essere riconosciuti, di avere i diritti che gli spettano. Non confondiamo il diritto dei bambini con il diritto alla genitorialità. La genitorialità non è un diritto. Zanzan, chiuderei qui la trasmissione, sì, perché se la rinviteremo un'altra volta. Dobbiamo andare avanti tipo per un'altra oretta e mezzo su cosa sia meglio il proibizionismo piuttosto che no. Detto questo, ringraziamo Eleonora Ducci, bocca al lupo, grazie. A Talla. Noi ci vediamo la prossima settimana. Le comunico che saremo in par condicio, caro Faltoni. Quindi se ne faccia un po' una ragione. Noi parleremo del comune d'Arezzo, che non è in par condicio. Ancora no. Il prossimo anno. Grazie. Avete tempo. Abbiamo tempo. Grazie, alla prossima settimana. Buonasera a tutti.